Ciao, bentornati nello sfavagnante canale Annalisa Superstar. Post, articoli, video, cose. Volevo dire anche io la mia, ma perché sai che io è una cosa a cui io penso in realtà da un paio d'anni, da quando una volta una cassiera, supermercato dove vado a fare la spesa io tutti i giorni, lavorando la domenica mattina, si lamentava che le veniva a mancare l'unione familiare della domenica dovendo lavorare la domenica mattina. In questo video parliamo dell'apertura domenicale dei supermercati e centri commerciali, che è una cosa di cui si fa un gran parlare in questi giorni, no? Sicuramente è una mia visione della faccenda, no? Questo non lo metto, io la vedo così, ma è normale, ragazzi. Tutti quanti abbiamo una scala di valori, cultura della vita, delle faccende, che è tendenzialmente diversa. L'importante è sempre rispettarsi e non pestare i piedi per il gusto di pestare i piedi. Se capita che camminando ti pesto i piedi, ti chiedo scusa, cioè non parto io da casa per pestarti i piedi. Questo è una mia visione della faccenda, da persona che lavora anche di domenica. Mi rendo conto che per il 90% di chi sente questa frase, il mio non è un lavoro, io faccio sempre spallucce, vado avanti, ma giusto perché non è il lavoro io ci guadagno, e giusto perché non è il lavoro io pago le tasse, cosa che io non posso dire su tutti. Quando qualcuno mi dice mi rattrista che tu debba specificare che tale persona faccia tutto in regola, ma veramente di lavoro in nero ce n'è talmente tanto da avere l'imbarazzo della scelta da dove partire a parlarne, o no? Voi pensate che tutte quante le collaboratrici domestiche siano messe in regola o lavorano in nero? Sicuramente non dico che ci sia del nero per chi lavora nei centri commerciali, ma sicuramente c'è un problema contrattuale. È impossibile che qualcuno decida di sottoscrivere un contratto per lavorare e poi doversi ribellare a questo contratto non volendo lavorare di domenica, perché hanno firmato un contratto, immagino che lo sapessero che si lavorasse di domenica, quindi a questo punto io immagino che il punto sia che il contratto non venga rispettato, che le turnazioni non sono eque, che le turnazioni non vanno bene, e quindi quello secondo me, a mio parere, si deve discutere, ma in tanti hanno detto la stessa identica cosa. Io in questo video voglio parlare fondamentalmente di due punti. Il primo punto è l'unione familiare che viene tanto richiesta con una forte voglia di riscatto da parte di chi lavora la domenica, ed è lecito come richiesta, porca miseria, cioè io me ne rendo conto, ci sono persone che lo reputano giusto, io questo non lo metterò mai in dubbio, se è giusto. Vedi, secondo me si sbaglia quando si parla di questo argomento parlare di alcune figure professionali che lavorano la domenica, perché quando un uomo o una donna si presentano per fare il concorso in polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ci siamo capiti? Sono consci che nel momento in cui vinceranno il concorso, cominceranno l'addestramento, la loro vita da quel momento sarà totalmente dedita agli orari di lavoro, e che lavoreranno di sabato, di domenica, la notte, Natale, Pasqua, Capodanno. Stessa cosa vale per chi nella vita decide di fare il medico, di lavorare in ospedale, è conscio che di sabato, di domenica, di Natale, di Capodanno, di Pasqua, chi più ne ha più ne metta, lavorerà. Certe figure professionali sono delle figure che a noi servono per la nostra sicurezza, per il nostro benessere. Quelle persone lo sanno, sono consce, vanno con le loro gambe verso quella direzione, loro lo sanno. Queste persone vanno tirate fuori dal mucchio, non perché siano dei cittadini di serie A. Assolutamente no, infatti io sto per arrivare lì. Non sono cittadini di serie A, sono dei cittadini, sono delle persone che ci garantiscono da una parte il benessere, da una parte ci salvano la vita sotto diversi punti di vista. Quindi loro lo sanno, vanno con le loro gambe in quella direzione. Se io vado a fare un colloquio di lavoro per un negozio di catena che è solo presente nei centri commerciali e mi dicono ok, ti assumiamo, e mi pongono un contratto. Penso che nel contratto ci sia scritto, non lo so, non ho mai letto un contratto di assunzione presso un centro commerciale, ma io so che il centro commerciale è aperto pure di domenica. Se io mi faccio assumere e poi dico no, vabbè, io la domenica non voglio venire, come funziona? Quindi anche lì sei conscia. Ma lasciando stare questo, perché io credo che veramente sia un problema di poca chiarezza e di poco rispetto del contratto del lavoro. L'unione familiare che in tanti reclamano giustamente è un'unione familiare che viene a decadere in tantissime famiglie per tantissimi altri motivi. Dare come prima motivazione la chiusura delle attività commerciali per l'unione familiare, ragazzi, è veramente orribile, ed è orribile per tutti quelli che la domenica lavorano. Perché che sono cittadini di serie B? Le tasse le pagano come te. Il mutuo lo pagano come noi, lavorano esattamente come lavoriamo tutti quanti, lavorano anche di domenica, di Capodanno, di Ferragosto.
i baristi, ragazzi, ma al bar c'è il banconista, che non è una figura essenziale per la nostra sopravvivenza, ma è una figura utile. Esattamente come le persone che lavorano al casello, non sono essenziali, ma sono utili. Esattamente come il magazziniere di una grande azienda fa parte di una catena. Senza il magazziniere, l'imprenditore in giacca e cravatta si deve levare la giacca, si deve levare la cravatta e deve andare in magazzino. Però se gli viene a mancare la segretaria, l'imprenditore si deve rimettere la giacca, quantomeno andare a fare la segretaria. Però poi se gli manca quella che lavora in ufficio, se devo andare in ufficio devo andare a rispondere al telefono, nel frattempo deve tornare imprenditore. Questo è per dirti che siamo tutti parte di una catena e tutti quanti con il nostro lavoro abbiamo la nostra utilità. Non c'è chi è peggio, chi è meno peggio, chi è più importante, chi è meno importante. Tutti abbiamo la nostra utilità e tutti dobbiamo rispettare il ruolo degli altri, sempre. Non rispettare il ruolo degli altri e dire senza di me tu qua crolli, oh dai, non si fanno queste cose. Così come non è giusto non riconoscere il diritto alla famiglia anche degli altri, a chi lavora nei bar. Chiudiamo tutti quanti i bar, chiudiamo tutti i cinema, chiudiamo l'Ikea la domenica, perché per coerenza, se veramente verranno chiusi per un'unione familiare tutti questi centri commerciali, guai a mettere piede all'Ikea. Perché se Ikea chiude 4 giorni al mese in tutta Italia, Ikea avrebbe un bel crollo economico. Crollo economico significa perdita dei posti di lavoro. Ma questa non è una mia teoria, sono le previsioni che sono state fatte, che ho visto stamattina, tra l'altro, ho letto questa mattina, parlava proprio dell'esempio Ikea. Facciamo caso che Ikea decida di non applicare la politica della chiusura domenicale, per coerenza, chi ha ottenuto la chiusura domenicale per il ricongiungimento familiare, per stare tutti quanti insieme in famiglia, non deve mettere piede all'Ikea per coerenza, in rispetto a quei lavoratori che in quel giorno, chi lavora al ristorante Ikea, è lì a lavorare, non è a casa con i propri cari a godere della domenica in famiglia. Io mi auguro che venga preso questo concetto della famiglia, di quanto sia importante la famiglia, e venga messo un po' da parte, perché io lo trovo veramente ingiusto nei riguardi di tutti quelli che la domenica fanno del loro meglio per arrivare a fine mese, per campare la famiglia o per camparsi o per vivere in modo dignitoso. Lo trovo molto ingiusto nei riguardi di tutti questi, lo trovo ingiusto nei riguardi dei liberi professionisti che non sono tutelati manco per niente, io sono una di quelle, ti dico guarda che si lavora praticamente per lo Stato, non lavori per i tuoi lussi, per i tuoi vizi, lavori proprio per lo Stato, così come gli imprenditori, spesso e volentieri si lavora per lo Stato, punto e basta, cioè diventi una dipendente statale, soltanto che se stai male da libero professionista sono cavoli, non hai molte tutele sugli infortuni, è un bel casino, allora io punterei verso quella direzione. Però ti sei chiesto come mai si parla molto dell'unione familiare, non si parla di una questione, cioè sì, se ne parla, ma non è la prima cosa che viene detta, e in questo video infatti è stata la stessa antica cosa. Non si parla del problema dei contratti, non si parla delle aliquote, delle percentuali tempistiche di turnazione, di come non è vero che la domenica non girano i soldi. In realtà non si parla tantissime di queste cose, si parla della famiglia, perché è un discorso decisamente più facile da affrontare, più facile da capire e sul quale tutti hanno un'opinione. E questo secondo me è il cuore del problema, la comunicazione. Io non mi fido dell'informazione. Per informazione intendo buona parte dei telegiornali, quasi tutti i giornali, internet, cioè l'abominio dell'informazione. Mi sono resa conto che tantissima gente vede Facebook come un mezzo di informazione. Se mi posso permettere, qua me ne piangerò le conseguenze. Se leggi una cosa su Facebook, ricorda che quello che hai letto è o falso, o partono da una frase e ci costruiscono sopra, o solo sono inventati di sana pianta, o è soltanto un modo per un altro per farti aprire un link e monetizzare su tuo click. Non apro molto Facebook perché con il tempo mi ha sempre più stufata e annoiata Facebook, ma quello che io vedo, quelle rare volte che lo apro, dico va bene, ma la gente veramente crede a queste cose? Pensa alle foto fake di Kurt Cobain che annunciava di non volere fare i concerti in Italia e di come la gente gli inveiva contro. Questo è sintomatico di un grosso, enorme problema.
puntiamo più sull'aspetto della famiglia, che è l'aspetto più facile da commentare, su cui tutti abbiamo un'opinione, in modo tale che, a mio parere, si getta fumo negli occhi, distrarre buona parte della gente da altri problemi o da altre cose che stanno succedendo. Quindi noi siamo là tutti a parlare della famiglia, nel frattempo chi deve fare quello che deve fare lo continua a fare, e vincerà il concetto di famiglia, lo sai perché? Perché il concetto di famiglia, così come il concetto di matrimonio, la mamma, sono tutte cose che mi creano conforto. Il concetto di donna indipendente è straordinario, ma la donna sposata che va dalla casa è molto meglio, perché è più rassicurante. La famiglia, il concetto di famiglia, il concetto di riunione familiare è rassicurante. Quindi noi tutti parliamo di quella cosa, del concetto di famiglia, perché noi dobbiamo salvaguardarla la famiglia, perché se la domenica è segnata di rosso, c'è un motivo. Sì, ma pensaci pure quando sei al bar a prendere i pasticcini che stai portando a casa, che c'è quel Cristo che sta lavorando e che la sua famiglia non la vede, però tu porti i dolcini a casa. La famiglia è conforto. Ci mettono le parole in bocca, ci fanno parlare a dismisura su questo argomento, e quindi a un certo punto se ci diranno ma allora lo facciamo, noi penseremo alla famiglia, diremo sì, facciamolo, perché la famiglia prima di tutto. Ci stanno indirizzando dove vogliono e ci stanno riuscendo, porca miseria ci stanno riuscendo. Perché noi, è giusto, perché tutti lavorano, ci sono tante persone che lavorano di domenica, non è che lavorano soltanto quelli del supermercato la domenica, che cavolo si lamentano a fare quelli del supermercato la domenica, o perciò quello del bar non lavora, il cuoco non lavora, perché con un piano di comunicazione esemplare, da manuale, da prima classe, 10 lode, menzione e bacio in fronte, hanno preso uno che non sa gestire la sua famiglia e lo hanno messo come capo di uno dei paesi più potenti del mondo, beccando il colore giusto della cravatta e dicendogli cosa dire, quando dirlo, con che pausa dirlo e dove distorcere volontariamente il messaggio, in modo tale che non vedevamo più una cosa ma guardavamo dall'altra parte, un po' come Tony Binarelli, no? La mano è più veloce dell'occhio. Secondo me il punto è proprio lì. E tu cosa ne pensi? Aperti, chiusi? O se ci dicono guarda da quella parte, il nostro istinto ci deve insegnare a voltarci esattamente dall'altra.